Il ragazzo lo conosco bene. Ho condiviso con lui momenti importanti, anche se la nostra è stata una conoscenza casuale, distratta, mai ufficiale. Alla mia età niente dovrebbe più emozionarmi e stupirmi, ma quando l'Adriatico qui di fronte inizia a scurire e a discutere rabbiosamente con gli scogli innanzi all'ascensore che piomba dalla pineta a 50 metri sotto sino alla spiaggia, quando il vento si infila prepotente tra le colonne del monumento bianco e solleva la polvere dei sassolini dei vialetti della pineta, io sento ancora qualcosa dentro che mi commuove, che mi fa tremare tutto. E non sono molti quelli che hanno il coraggio di restare con me. Ebbene, il ragazzo invece viene spesso proprio in quei momenti. Si siede sulla panchina oppure si appoggia alla balaustra di legno e resta a lungo immerso nei suoi pensieri. Mi sarebbe sempre piaciuto poter parlare con lui, ascoltarlo, magari raccontargli. Noi anziani siamo così, lo so. L'ho visto tremare di paura la sera del primo bacio con lei. Li ho spiati. Poi avrei voluto, mentre lui le parlava di sogni e progetti e giurava sull'eternità di quei sentimenti, dirgli di non guardare solo il mare e l'orizzonte lontano e imprendibile come quei progetti. Gli avrei voluto raccontare, disilluso e amareggiato come sono, del troppo dolore che ho visto, della tanta solitudine. Qualche volta avrei voluto urlare la rabbia dell'impotenza. Quanti ne ho visti, di giovani e meno giovani, io in pratica vivo qui in Pineta, aggrovigliare la loro vita, perdersi dietro sogni impossibili e finire la loro esistenza laggiù, scendendo a precipizio, senza ascensore, compiendo quell'ultimo assurdo passo della loro vita oltre la balaustra, ciechi e sordi al richiamo della vita. Poche settimane fa li ho visti assieme per l'ultima volta. Li seguì con particolare attenzione, facendo uno sforzo enorme per carpire le parole che il vento mi portava affolate, balbettanti, gelide più della brezza che si era alzata, mentre alle mie spalle il viale si zebrava di luce ed ombre e i riflessi viola del tramonto sembravano in contrasto con l'atmosfera che intuivo esserci tra loro. Mi aveva colpito la durezza dell'espressione del viso di lei. Di troppo dolore sono stato testimone. Soffro per quel ragazzo. È come se avvertissi la linfa vitale che scorre in lui, come se tra noi ci fosse un dialogo segreto. Ecco perché stasera sento forte la sua angoscia, avverto la disperazione. La sua pena è la mia e quasi quasi faccio ciò che non sono mai riuscito a fare in tanti anni. Ecco, attacco discorso. E proprio mentre sto per provarci, lui si allontana. Sembra incerto, confuso, cammina in modo strano. Improvvisamente capisco. I suoi passi sono lenti, pesanti, strisciano sui sassi e poi sull'asfalto, seguito dall'odore che conosco, paura, angoscia, solitudine. Troppe volte con altri ho visto e patito quella camminata verso l'orrore. No, lui no. Provo a muovermi, mi agito risvegliandomi dal mio eterno torpore. Devo fare qualcosa. Riesco ad urlare. Non so come ci sia riuscito, ma l'ho fatto. E lui mi ha sentito, si è voltato, stupito, interdetto, incredulo, e finalmente mi ha guardato, dritto dritto. Ce l'ho fatta. Ho agitato forte i rami, come per salutarlo, per trattenere un caro amico, e lui guarda in giro, guarda gli altri alberi, fermi, immobili, torna a scrutarmi. Ha capito. Esita. Persino sorride, torna indietro e passandomi accanto mi dà un colpetto affettuoso sulla corteccia. Sono felice e stremato. Lo so, sono solo un albero, un vecchio pino, non ho più l'età per questi sforzi, ma stavolta ce l'ho fatta.